E si versione di Barbie con Alessandro. La storia sì. Vediamo la bicicletta che c'è, e chi viene con il tanto segni concomitanti. Questo è il titolo Il Pantano, produzione del Teatro Cooperativa, con un attore che non c'è questa sera, Daniele Timpano, che farà coppia lui e il diavolo, Dio, che è Gianfranco Berardi. L'uno farà anche La Buona Coscienza, ha lavorato con noi nel Piramettismo e Che Muoiono per Amore. La mia regia, testo Domenico Pugliara. Incominciamo. Salve buio. È rimasta lì ferma, impassibile a guardare come se fosse un film. Male, mi hanno anche curato, dovevo prima era più. Cosa stai facendo? Su qui stazione, sto aspettando il treno che mi porti giù in mezzo al lago. E tu? Tu? Che sarai in scena qui, non per caso. Qui c'è scritto turisti per caso. C'è scritto Alessandra chiama sul palco. Allora diciamo. Già sei extracomunitario, già vieni qui a rubare il lavoro a noi, esatto. E c'hai anche da dire, capito? Attenzione! Consumatori in crisi d'astinenza, vero? Siamo tutti, no? È vero che siamo responsabili, insomma. Poi sai, bisogna portare un regalino ai parenti, agli subito come sono distribuite le dei piatti di ceramica, brava, perfetto. Ilaria, focalizza, tu cosa prendi? Non so, delle stoffe tipiche africane. Dice, beh, ho visto, sai, un innaffiatoio di plastica per lavarsi le mani, è carino, un ricordo nazionale del Burkina Faso. Entriamo. Come te ne vai? E mi lasci da solo e mi attaccano. Arrivano in massa, mi propongono un complotto, io non ho fatto niente. Un nivelungo. Cavolo, mi stanno portando sull'orientamento! Sempre. Cosa c'è di meglio? Arresa un nano, monologo musicale tragicomico ispirato alla vita e alla poesia di Piero Ciampi, in scena Teatro della Cooperativa dal 18 al 23 febbraio. Due mesi e quindi vado a dormire. Video perché parla di noi e ripeto, non andate a vedere lo spettacolo. Alla fine saluto, puoi restare. Dico arrivederci. No. Assolutamente, meno male. No. No, mi sfugge, non li conosco. Non ho proprio idea di quello che stai parlando. No, mi spiace. No. No. Mercanti. Come si dice? Antipariato. Veramente cagare. Sarà il primo spettacolo della stagione qui al Teatro della Cooperativa. Lo spettacolo è la versione di... sotto braccio e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio e poi mi diceva sempre non vale ma quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli quando andi sempre sei bellissima. La luce impietosa dei neri sulle cosce ti vedi dei buchi di cellulite detto meravigliosamente lassative per forza fanno cagare siamo disposti a qualsiasi cosa bene gli ho detto senta per favore faccia qualcosa decadimento fisico io sono semi sono sacchetti dell'umido le butti nella raccolta differenziata. Mestruazioni. E adesso che ero felice di averle ancora perché mi sentivo più giovane, quelle se ne vanno. Puttane! Stai per andare in menopausa, eh? Quello della libido. Attività culturali, ricreative, sportive per i propri soci e per tutta la cittadina. Casolari, lo spettacolo sarà in scena dal 17. L'ultimo cliente di questo bar di Italia. Ecco qua. Finalmente sei arrivato. Oddio, è mio. È tuo,
nostro. Nostro? Sì. Perché non mi hai detto niente? E che cosa ti dovevo dire? Che si è aspettato il tuo segno? Ah, in faccia gliela spiattellerei. Passo, non mi senti? Non gridare. Allora, se lasciala perdere questa qua, ascoltami a me. Tu se vuoi venire, vieni. Hanno due, mangeranno pure tre. Inter o la morte? È tuo figlio. Il calciatore. Io sì che avrei potuto avere un figlio, ma non con te, con mio marito. Se lo volete vedere tutto dovete pagare. Regia di Nini Bruschetta dal 29 ottobre al 3 novembre nel nome del padre, quindi questo lo spettacolo ci sarà dal 29 al 3 novembre. A seguire dal 5 al 17 novembre ci sarà lo spettacolo di Flavio Reglio, che anche lui non è purtroppo presente qui questa sera, si intitola Sulle spalle dei giganti, il suo nuovo spettacolo. Flavio Reglio, insomma, lo conoscete tutti, immagino. Il 110° anniversario della cooperativa Uniabita, il giorno 16 novembre presso il Salone Matteotti a Cinisello Balsa. Ingegnere non sa che sono un prete in incognito, era il 1988 e combinazione mi fa: vieni con me ragazzo, ti faccio vedere il paradiso. La Madonna, scintille, fiamme, i forni che spalancavano queste bocche, questi magli che si ergevano come sfingi, piramidi. Giù reparto, un terremoto, eravamo una squadra di pezzo tirato fuori, incandescente e a 1200 gradi. Tu ci lavori a 1-2 metri di distanza e dietro da sopra c'erano ancora i finestroni aperti per far uscire il fuoco. Tu parlavi con uno, ti giravi un secondo, come ti rigiravo che ero lì tra un cazzino di sale e minerali per lavorare, perché altrimenti la pressione calava da bestia per il caldo dei track di area, no? Correvi accesso, non smettevi più, arrivavo per difenderci dal calore, dovevamo su un'astronauta. Ecco, sì, Armstrong, quando ci sono i documenti ufficiali dell'ASL che già negli anni 70, agli inizi, attestavano che l'amianto era cancerogeno, cosa si diceva, no? Cos'erano? Coperte da amianto, in magazzino, immagine gloriosa. E il mondo delle cooperative di abitazione ha risposto in qualche modo ad un bisogno primario. Adeguati. Io 15, che presenterà lo spettacolo Primidia, la genesi di Francesca Sangalli con Alex Cendron, Alice Francesca Redini, in scena al Teatro della Cooperativa dal 3 all'8 dicembre. Una di quelle che insistono con il vittimismo, con le donne che vengono pagate meno e consultate meno degli uomini a parità di... Le metto una mano nei pantaloni se lei mette la firma sul mio contratto d'assunzione, eh? Non perdiamo tempo. Sì. Cominci. No, lo facciamo nello stesso istante, eh? Io massaggio e lei firma. Quanta sfiducia, eh? Scriva anche bene, a tempo indeterminato. Ma che donna senza etica, che donna amorale, ma credi di ottenere così facilmente... Il suo /A candidatura, ci dispiace, /A. Che poi voglio dire, ste donne, no? Ste puerpere. la loro gravidanza in... Possono trovarmi la moglie, no? Tutto più avrò trovato una donna delle pulizie, anche quella. Glielo chiedo qui, così sarà felice. Sì? Vuole essere la mia donna delle pulizie? Ah sì, questo è il prequel di chi ci segue, i nostri media. 10 dicembre è un evento speciale, produzione Trento Spettacoli, Arcadis, lo spettacolo si intitola Nostra Italia del Miracolo. Prego. Camilla Cederra. Giusto? Esatto. Una farsa grottesca. Gli altri tacciono. Tutta colpa della Cederna. Le loro maniere devono sortire effetti afrodisiaci. Ma... Sì, no, nell'emozione. Gli abbonati. Pubblico che noi prenderemo un po' in giro sia Papa Pacelli che Padre Pio, per quale motivo per secoli la Chiesa ha vessato noi poveri teatranti, e la Monica Bocca che fa pipiripi, non proprio non così, proprio un po' meglio. Spettacolo Let There Be Love, ho fatto lo Schenker quindi mi esalto, della produzione Mami Mo e Scuola Civica Paolo Grassi in prima nazionale con Rufin Do, Lutz Beatriz Lattanzi ed Elena Novoselova. E Renato, vedete, specificare che Elena Novoselova e Rufin Do lavorano qui da anni come altri attori stranieri. Allora appunto siamo alla settimana invece che va dal 26 al 31 di dicembre, 31 compreso, cioè un recital, normalmente uno spettacolo per attore solo, e noi siamo in tre, per cui abbiamo fatto questo gioco di parole, tresital. Siamo io, Germano Lanzoni e Raffaele Didoni, che sono due ragazzi, cioè abbiamo tutti 50 anni, comunque sono, diciamo, due ragazzi. Che bella Milano di notte.
per iniziare, una da fare a dov'è? La Vigizzolo di Cantù. Una richiesta della di Barzelli. O di Cantù invece di notte, l'isola dell'amore. Ma lei mi spieghi, ma lei. Va bene. Incanto, un recital di Marco Rovelli, chi frequenta il teatro cooperativa lo conosce Marco, che ha fatto tante cose, è uno, secondo me, scrive, dei grandi pittori di quella che è la musica tradizionale e soprattutto della musica, i canti anarchici, dopodiché, porco cane, Marco Rampoldi. Vabbè, Marco. Attori che bazzicano soprattutto il settore del comico in avventure un po' diverse da quelle che sono le loro... operativa, che è la cantatrice calva di Ionesco. Grazie Luca. Già o no? Stiamo lavorando per voi. Mi scusi signore, non vorrei sbagliare. Vuoi perdere la gente con tutta la cultura? Ti ho messo tutte le R della commedia. Leonardo Manea, Max Pisu. Io avevo il posto numero 3. Mando. È andato al piccolo a presentare a Domenico Pugliare. Teatro di improvvisazione, che è una cosa molto pazza. Il pubblico che tipo di storia immagina rispetto alla scenografia che sta vedendo e noi la realizziamo, di ricordare. Anche lì non sappiamo cosa ci sarà in scena e il pubblico ci dirà. Se trovate la scena vuota di nudi e crudi sono cazzi, sono Teatro Leonardo. Ecco. Non qui. Le tifoserie non sono mai state tenere con i negri. Io per anni l'ho sostenuto quando gli indirizzavano corri razzisti, ma soprattutto con degli assist. Parlare su un dito chiamato Desdemona, questa scelta non può portarti bene, stupido Moro. Ci sarebbero tutti i presupposti per dirti addio, invece resto al posto mio. Ci sono servi che, come l'asino, per una manciata di biada sacrificano l'intera vita per il re di Venezia, Gattute Cristo in petto, legal mari che naviga, il negro sotto il letto di donna. Ha detto però Renato gentilmente, potremmo farlo, quindi lo faremo benissimo. Paolo Ressi! Scusate, allora no, chissà cosa avevamo bevuto. No! Questo funziona. Ah, sì. Sì. Secondo c'è il mulo Carletto, sì. Che ti avevi fatto i tempi, questa presentazione Maranzana. Estrella recitava la parte del giudice, non mi ricordo cosa, tu facevi Mulo Carletto e Maranzana, che non c'è più, faceva altre parti. Io comincerei con... Dove cominciare, col giudice o con il Mulo Carletto? Ma visto che ho già davanti il giudice. Ma il giudice. Sì, però che... si guardano via la nausea. Presente. Sempre voi, vergognatevi, 12 anni che sono qui, 12 anni che vi vedo! Non è mica colpa mia, sennò che avevi fatto carriera. Silenzio! E il vostro nome? Che poca memoria che ragazzi, signor giudice, 12 anni non avevo ancora imparato il mio nome. Come vi chiamate? Giuseppe Grattatutto. 26 anni, metà passare in galera, metà fora. Nato? Sì. Come si? Se sono qua vuol dire che sono nato. Sì, no, vabbè, ma intendo dire in che anno? Ah no, non mi ricordo, ero troppo piccio. Dove e quando siete nato? A Trieste, 24 ottobre 1894, in via delle Giudecche al numero 9. Quarto piccolo, omaggio da grattare, mi lo voglio grattare. Ma, no, beh, ma... Fate l'applauso serio, oppure non... Dormo, mi...